Buongiorno a tutti, bentrovati. Avrei dovuto essere presente in quel di Palermo in qualità di case speaker rispetto al problema dell'elettromusicologia fuori dall'Accademia. Nel mio abstract avevo utilizzato il titolo Elettromusicologi fuori o una cosa di questo genere. Esistono persone che pur avendo fatto i propri studi in elettromusicologia o presso istituzioni universitarie o in altro modo, non hanno mai avuto da parte di istituzioni un sostegno per svolgere la propria attività né di ricerca né di studio. Questo problema è un problema che condividiamo naturalmente con gran parte del resto del mondo, se non si vuole escludere gli ex paesi dell'est, di area ex sovietica. Nel quale, come è noto, lo studio delle tradizioni popolari, degli usi, dei costumi, del folklore e cose di questo genere è stato da tempo immemorabile sostenuto dallo Stato. Questa mia comunicazione è assolutamente poco ufficiale, anche vista la situazione in cui mi trovo, mi scuso molto, devo limitarmi quindi a augurarvi buon lavoro, a salutarvi e a sperare che la prossima volta sia veramente possibile per coloro che operano al di fuori delle istituzioni dell'Accademia essere presenti e ritrovarsi in un incontro. Questo tipo di incontri noi lo abbiamo già svolto a partire dal 1990 in quel del paese di Monghidoro dove mi sono da allora stabilita, proprio per sottolineare il fatto che l'attività svolta da chi fa studi di carattere elettromusicologico sul territorio è fondamentalmente un'attività legata alle sorti delle comunità. Di fatto, le motivazioni di chi fa questo tipo di scelta sono almeno di tre tipi. La prima motivazione è di tipo occasionale, ovvero queste persone non sono rientrate nel limitato novero di coloro che hanno ottenuto un posto come ricercatori, come contrattisti, come qualunque altra sorta di ruolo all'interno delle istituzioni accademiche. Questo è dovuto naturalmente a una ragione di ordine storico che riguarda il nostro paese, cioè l'esistenza di due cattedre universitarie fino in tempi relativamente recenti e quindi la successiva spartizione delle rimanenti cattedre che nel frattempo sono state istituite sulla base di criteri sui quali non intendo soffermarmi al momento. Nel frattempo, naturalmente, tutti coloro che avevano iniziato questo tipo di studio e di lavoro hanno trovato un'alternativa per la propria sopravvivenza. La seconda è una ragione di carattere discriminatorio che è stato fatto nei confronti di chi all'interno delle accademie e delle università oltre ad avere una formazione di carattere, passatemi il termine, scientifico o comunque accademico, avevano un'attività di ordine pratico. Il numero di volte in cui ci siamo sentiti dire che se andavamo in giro suonando, cantando, ballando o quant'altro, nessuno ci avrebbe dato credito è assolutamente eccessivo. E da parte naturalmente degli stessi docenti che all'epoca erano i nostri referenti. Questo ha portato a una netta discriminazione nei confronti di chi agiva praticamente oltre che riflettere. Naturalmente in questo caso non condividiamo lo stesso destino con l'estero. Infatti, come sappiamo, negli Stati Uniti, anche in ambito europeo, e anche in ambito europeo, questo tipo di discriminazione non esiste. Anzi, la possibilità e la capacità di agire in pratica nell'ambito di gruppi, nell'ambito di scuole, nell'ambito anche della, virgolette, dello spettacolo è considerato un bonus che accresce, diciamo così, l'esperienza dall'interno, se vogliamo dire, del ricercatore. Il terzo tipo di motivazione è un tipo di motivazione che spinge l'individuo a fare una scelta che è una scelta di tipo morale e di tipo politico. Ovvero nel momento in cui si entra in contatto con comunità che in qualche modo risultano marginali,
rispetto alla complessa società moderna in cui noi oggi viviamo, che siano essi viventi sulla cima della montagna o nelle periferie, la persona, l'operatore, si trova in qualche modo implicato e richiesto a fare delle scelte che contemplano una posizione che può essere di tipo amorfo, di tipo attivo, di tipo passivo, oppure nell'ultimo caso addirittura di tipo manipolatorio e funzionale a altri scopi che siano estranei alla comunità. Di fronte a questo tipo di alternativa, la persona compie delle scelte che naturalmente poi pagherà da un altro punto di vista. Perché nel momento in cui decide in qualche modo di fare quello che Gramsci chiamava l'intellettuale organico, cioè di essere una sorta di fonte riflessiva all'interno della comunità, è cosciente che questo cambierà anche il futuro di questa stessa comunità e che quindi si inserisce in un processo di cambiamento con una funzione attiva. Quasi tutti quelli che conosco di questo tipo di, che hanno avuto questo tipo di problemi, cioè che hanno agito al di fuori dell'accademia, quindi lo hanno fatto anche in maniera come scelta cosciente, anche se inizialmente motivati da una forma di esclusione da parte dell'accademia. I risultati di questo tipo di lavoro consentono ancora oggi di avere a che fare con delle comunità locali, organiche e vitali, quando invece verso il finire degli anni 70, all'inizio degli anni 80, quando queste figure hanno cominciato ad agire, si gridava al cadavere e alla possibile esumazione, di cose scomparse. Non era così. Purtroppo i successi accademici si valutano sulla base della rilevanza delle scoperte che vengono fatte. Ma in realtà non c'è nulla da scoprire, c'è tutto da transitare in una nuova forma di comunicazione. E questo è il ruolo che viene a svolgere l'intellettuale organico, permettetemi, cioè il ricercatore all'interno delle comunità, cioè transitare con nuove forme di comunicazione che oggi sono molto più velocemente in evoluzione rispetto a quelle dei secoli e degli anni passati, le forme in cui si esprime la musica e la danza, diciamo così, di tradizione. Quindi di fatto diventano agenti attivi della trasmissione, che sia essa una trasmissione interna, generazionale, o che sia essa una trasmissione e una divulgazione nei confronti dell'esterno. Quindi il tipo di mansioni che viene a svolgere un ricercatore al di fuori dell'accademia sono fondamentalmente rivolte ovviamente innanzitutto alla raccolta di testimonianze che una per una non rappresentano scoperte tali da portare a dignità di rivoluzione in ambito di pubblicazione, ma che rappresentano un tassello che consente di leggere nella sua interezza i processi di trasformazione e cambiamenti interni delle comunità. Perché quando parliamo di cultura collettivamente condivisa intendiamo parlare di forme sia musicali che di danza che di cultura simbolica che vengono elaborate dalla continua interrelazione fra singole persone. Chiaramente dall'esterno emerge semplicemente la parte superficiale del fenomeno, la parte profonda, quella che ti permette di comprendere come avvengono queste trasformazioni, è attiva ed è riconoscibile esclusivamente con delle relazioni di lunga durata e con l'afflusso, diciamo così, di dati e di informazioni provenienti dalle singole persone del territorio. Per questa ragione, molti anni fa, in quel dell'Appennino bolognese e in accordo tra le vecchie generazioni e le generazioni a me allora contemporanee, venne deciso di fondare una struttura associativa che consentisse alle persone del luogo di accedere sia alle informazioni che all'organizzazione di eventi che di fatto ritrovarsi in forme di condivisione di cultura che una volta erano le veglie
e il ritrovarsi nelle singole case e cose di questo genere, e che dal 1980 in poi sono diventate delle veglie condivise e delle piccole forme di ritrovo. Quindi a quel punto, nel nostro caso, l'elettromusicologo, che in quella fattispecie ero io, diventa il punto a cui si riferiscono musicisti, suonatori, operatori, ballerini e semplici persone. Il primo commento del mio vicino di casa, quando mi trasferì di fianco a lui, fu: ah sì, sei un elettromusicologo, lo so bene, quindi insegnerai la musica ai miei bambini. Cosa che non era al momento nelle mie corde né nelle mie intenzioni future, pur avendo insegnato come insegnante di educazione musicale. Ma realizzai che aveva ragione, perché essendo persa la rete di apprendistato tradizionale, che era rimasta solo per quanto riguardava, per esempio nel caso del Paese di Pompidoro, i fisarmonicisti, era necessario in qualche modo sostituire questo tipo di piccole scuole che una volta esistevano e che dagli anni 60 non esistevano in quel momento più. Quindi i compiti che si trova a svolgere un elettromusicologo sul territorio sono, diciamo così, a quel punto a discrezione di una valutazione che viene svolta sulle possibilità, da una parte evolutive e dall'altra generative, della cultura locale. E quindi l'elettromusicologo deve avere in sé o lavorare di concerto in un gruppo di lavoro con persone che siano in grado di proiettare verso il futuro, e in questo sta, se vogliamo, la differenza rispetto al lavoro svolto all'interno dell'Accademia. All'interno dell'Accademia è possibile analizzare e riflettere lungamente sulle strutture, sui dati, sulle informazioni, per organicamente restituire in forma documentaria il passato. Questa possibilità non è data a chi svolge lavoro all'esterno dell'Accademia, perché di fatto mancano i mezzi economici. Non ci sono sostegni economici, se non in sporadici casi, e comunque finalizzati all'ottenimento di forme di visibilità iconiche da parte delle pubbliche amministrazioni. Quindi l'importanza dei ricercatori fuori campo, fuori onda, fuori accademia, è quella di fatto di costituire un anello riflessivo del processo di trasmissione delle culture locali. E io ritengo che questo tipo di azione naturalmente dovrebbe essere sostenuta tanto quanto la riflessione e la ricerca all'interno degli spazi accademici. Purtroppo, interagendo direttamente questa funzione con gli interessi di tipo politico-amministrativo e così via, questo tipo di posizione è estremamente debole. Io vi ringrazio molto per l'attenzione, perché so che non è semplice seguire un intervento così registrato in remoto, ma purtroppo era la mia unica possibilità in questo momento e in questo contesto. Io vi informo che questa idea, che era maturata all'esterno dell'Accademia, verrà comunque portata avanti con un incontro che si terrà a Monghidoro il 23 e il 24 di settembre, e che riguarderà l'elettromusicologia in campo, a cui di fatto hanno aderito le persone che, per ragioni ovviamente di ordine economico e organizzativo, non si sono nemmeno proposte per essere presenti in quel di Palermo. Se noi pensiamo che l'International Council for Traditional Music è nato proprio anche con lo scopo di permettere visibilità a questo tipo di persone, noi capiamo che in Italia, in questo senso, noi stiamo fallendo. Quindi io mi augurerei che in un prossimo futuro sia possibile consentire un incrocio e un confronto diretto e fruttuoso tra le istituzioni accademiche e chi lavora di fatto costantemente sul campo.
in questo ambito, non mi sento di citare nessuno di loro, ma sono molto grata a tutti coloro che in questi anni hanno anche contribuito a far sì che riuscissimo a fare operazioni anche piuttosto vaste di ricerca sul territorio e anche di pubblicazioni in questo senso. Grazie a tutti e buon lavoro. Bravo.